Eccoci qua! Sono veramente contento che siate qui con me oggi. Anche oggi, mattina, pomeriggio, sera, notte. Dai, facciamo partire i secondi. Mi stai guardando? Ma mi stai ascoltando? Devi seguirmi. Ti vedo, Adesso li faccio ripartire quando sei più attento. Metti giù il telefono e guarda tranquillamente questa chiacchierata. Secondo me ti diverti. Viviamo il presente. E nel caso non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Eccoci qui. Eccoci qua. Come solito buonasera. È leggermente rallentato. Ciao Marco, buongiorno. Io oggi sono così perché tanto i miei occhi non cambierebbero di molto. Ma dai, come mai? Che la febbre c'è un motivo particolare dietro questa scena. Lo sai che sono... C'è... Aspetta, io credo che mi suonino le notifiche dal computer. Subito c'è questa situazione... Che va bene. Sentono? Tu le senti? Sì, leggermente, ma non fa niente. Come faccio a togliere? Aspetta, spengo Facebook molto semplicemente perché è lì che credo sia la fonte, quindi dovremmo aver già risolto. Intanto ti saluta Picchio Tenace Rock di Modena, che è di Radio Stereo Rock di Roma. Un saluto a Picchio, è di Roma? Comunque. Lui è di Modena, però la Radio Stay Rock con Gianluca May è di Roma. Ah, è a Roma. Ah, ok. Piacere. Quindi sei meglio. Dai, sì, visto che sto meglio. Guarda che occhi che ho oggi pomeriggio. Ho già preparato il termometro, così facciamo in diretta, vediamo la temperatura. I progressi. Progressi. Che giorno è oggi, Marco? Oggi è una bellissima domanda, perché se non andiamo errando, nel senso di vagare, dovrebbe essere giovedì. No, scusa, martedì 18 gennaio. Ho detto una cavolata. Stavo pensando Io ho visto quello. Era una gag, è martedì 18 gennaio. Io ho visto il post di oggi, quello con l'Iban, e dovuto a questa gag non arriverà nessun settesimo. Quello è, va bene. Sai, 27 del mese, 27 del mese, sai come si chiama da noi? No. San Paganino. Ah, San Paganino, per motivi tradizionali, penso. Di? Paganino. Quello pagare. Che paga. Si paga. Ah, beh, giusto, il 26. Le bollette, le simpatiche scadenze, qui tutti dobbiamo qualcosa. Oggi, allora, 18 gennaio 2022, ore 17:36, questa è la chiacchierata numero 382 dall'inizio e 17 del 2022. Di martedì, abbiamo detto. Di martedì. Lo confermiamo. Di martedì? Dico martedì. Ok, perfetto. Detto. Diciamo che abbiamo secondo me questa diretta sarà estremamente difficile da capire, perché né io né te la capiremo. Ma dai, ma no. Ci sopravvalutiamo forse. No? Ci sottovalutiamo. Perché in realtà nella vita non c'è niente da capire. Va da sé, vanno da sé le cose, vanno da sé, devi lasciarle andare. Come e dove ci siamo conosciuti noi? Facebook, diciamo sul web. Esatto. Tramite web. Io ho visto le tue opere e sono diventate un qualcosa di a livello di colore di che mi ha attirato, no? L'attenzione mi ha catturato proprio ipnotico. Esatto. Ti ringrazio. Cerchiamo di fare questo, tendiamo a fare questo, diciamo, con i colori, anche perché a volte per veicolare, diciamo, anche dei messaggi nei quali crediamo fortemente, e quindi
fa piacere che mi dici questo, insomma, sono, è l'obiettivo. No, è... Poi dopo uno, quando ci pensa che man mano le ho lette così, non è tutto scontato quello che c'è scritto, è perché no, noi diamo scontato, secondo me, un buon 90% della vita, come ti dicevo assolutamente, prima. Assolutamente, diciamo, anzi, uno dei motivi per i quali poi ho scelto di fare percorso artistico anche a livello professionale, insomma, di abbracciarlo proprio per intero, è perché credo che forse per ridare valore forse a quello che effettivamente, come dicevi anche tu, abbiamo lasciato un pochino andare, ci siamo un po' abituati, ci siamo detti che sarà tanto, sarà sempre tutto. Invece anche nel momento attuale vediamo che piano piano ti tolgono, succedono delle cose e tante cose che magari uno anche banali dava per ovvie ogni giorno, magari per scontate, così scontate non sono, anche perché chi ci ha preceduto, affinché noi arrivassimo ad avere degli spazi di libertà, insomma, del sangue è stato versato, delle cose grandi sono successe, quindi voglio dire, a volte forse la storia, quando l'uomo si accomoda un po' troppo nella materia, in questo materialismo un po' così di apparenza, anche abbastanza superficiale, credo si dimentichi la sostanza che sta alla base, non riesce nemmeno più a goderli. Quindi, diciamo, fare arte, anche incorniciare le parole, insomma, è anche un modo per ridare attenzione e valore a tante tematiche, a tante energie che appunto hanno sempre bisogno di acqua, come le piante. Diciamo, è così, no? La vita ha bisogno di nutrimenti continui, di amore. Stai sta banalità, no? Amore, sta cosa qua, che insomma, si dicono... Dicono che siamo abituato a dirle, sempre parlare, dirle a voce, tutto. Quando poi le metti su nero su bianco, su una tela, su un altro supporto, prendono un'altra forma e la gente ancora non lo capisce. Cioè, uno deve scrivere anche su un fazzoletto dove si è soffiato il naso prima. La scrittura, l'espressività è terapeutica. Quindi fondamentalmente tutti abbiamo un bisogno di espressione di quello che abbiamo dentro in qualche modo, no? E poi certo va educato, disciplinato, canalizzato, insomma, puoi scegliere a che livello, insomma, di percorso crescere e fare, però diciamo, è un bisogno che abbiamo, come respirare fondamentalmente. Poi possiamo avere tutte le garanzie del mondo, ma se nessuno ti vede, nessuno ti ascolta, insomma, le emozioni magari non riusciamo in qualche modo a veicolarle, diciamo che questo concetto di salute rimane sempre un po' manchevole, no? Rimane sempre un po' carente di qualche lato. Perché poi ci facciamo anche tanti problemi del pensare che cosa pensa l'altra persona che lo vede, ma chi se ne frega? Diciamo uno, certo, a un certo punto devi abbandonare la paura, esatto, del giudizio del pubblico e concentrarti su quello che tu intendi soprattutto trasmettere. E lì devi lavorare, cioè il lavoro almeno da chi sta dell'altra, su un palco, su scrive, insomma, si concentra sulle emozioni, il racconto che vuole trasmettere. Poi diciamo, arrivi finché puoi, no? Io pure ho scritto, visto, c'è sempre la foto del profilo che non ho mai cambiato, per esempio, su Facebook, no? Purché se ne parli bene, ho aggiornato, no? Del purché se ne parli, ho aggiunto perché se ne parli bene, così anche per ironizzare, perché tanto alla fine, nel senso... Uno arriva fin dove può, poi le persone, diciamo, la ricezione del pubblico è individuale, insomma, la comprensione è differente per ognuno di noi in qualche modo. Adesso ti chiedo, faccio vedere questo qua, quello che dicevi. Questo. Eccoci. Perché se ne parli bene... Ogni tanto ci diceva, perché se ne parli uno gli faccio successo così come viene, non so, non mi spoglio. Invece ho detto, sai, cerchiamo di comunque fare il massimo sforzo del purché se ne parli bene, no? Poi fin dove arriveremo. Questi sono lavori, sai, che ho fatto aggiornando un po' di... Avevo aperto un blog tanti anni fa, dal 2013, e ristrutturavo un po' i modi di dire, diciamo, aggiornavo, tentavo di dare una visione a oggi. E questi fanno parte un po' su quella scia, ne ho fatto, questo ovviamente sulle frasi di Andy Warhol, ne ho fatto qualcun altro, non so, spesso la gioia di vivere ho incontrato, no? E certo, io lo dico oggi, magari chi ha vissuto prima ha fatto un'altra esperienza, noi lo viviamo con il tesoro
di ciò che abbiamo studiato, di ciò che abbiamo letto, insomma, e quindi arriviamo a possiamo fare, se Dio vuole, l'evoluzione qualche passo in avanti, nel rispetto di chi ci ha preceduto, chiaramente. Marco chi era quando aveva 7-8 anni? 7-8 anni, quindi parliamo delle prime elementari, seconda, terza elementare, diciamo. Guarda, era un bambino, vabbè, che io ho sempre amato, io ho avuto la fortuna, abito ancora, diciamo, non nella stessa casa, però nello stesso palazzo dove sono nato, di avere un giardino molto grande davanti casa. Io sono nato in periferia a Roma, però la fortuna di questa zona dove sono io, sono una zona Aurelia, per chi magari ci ascolta è di Roma, un te spaccato, e case fatte dai nonni qui tutti quanti, no? Sono molti nonni che venivano prevalentemente dalla Puglia, dal sud comunque, diciamo, dalla Calabria, anche i miei nonni erano pugliesi, e c'era un bellissimo giardino. Quindi io non avevo una stanzetta, una cameretta molto piccola, quasi inesistente, diciamo, in casa, diciamo, lo spazio non era tantissimo. La mia fortuna è stata avere in questo palazzo un grandissimo giardino, che è raro a Roma, anche per questo lo sottolineo, perché ovviamente chi è più in periferia ha dei pro e dei contro, diciamo. Questa è stata una fortuna incredibile, perché passavo sicuramente molto tempo fuori, a fare di tutto, a giocare a pallone, oppure a fare anche moltissime cose creative, perché comunque io ho sempre avuto a che fare con la creatività. Mia mamma è una maestra d'asilo, io sono stato suo alunno, diciamo, mi ha sempre incanalato a colorare, creare, disegnare, nel senso fare, non so, giornale. Io è sempre stato con gli amichetti che venivano qua, ovviamente, un po' una grande espressione della creatività. Per il resto ero un bambino molto, penso, buono, bravo a scuola, bravo, diligente, obbediente, come diceva la suora, obbediente, penso simpatico, perché ero anche il più basso della classe. Ero molto bassino da piccolo, quindi puntavo molto sull'effetto simpatia. Penso ero molto simpatico, ero divertente. Studiavo gli almanacchi di calcio, studiavo molte cose a memoria, lavoravo anche molto sulla memoria, sapevo tutti gli almanacchi di calcio a memoria, per dirti. Mi hanno sempre affascinato, non so, tante le parole, mi concentravo su alcuni aspetti curiosi che magari altri bambini trascuravano, insomma, esercitavo sempre, come dire, la mente, no? Cioè mi facevo delle cose, no? Mi facevo del male a volte, e sono sempre stato affascinato da queste cose qui, insomma. Poi con gli amici, insomma, ero un buon bambino, comunque, penso. Secondo me il fatto di avere questa camera piccola ha fatto sì che il giardino abbia avuto la prevalenza, perché anche a me piace sempre, è piaciuto sempre stare nei posti all'aperto, si attira molto di più. Socialità, io non ti so dire Roma come la si vive, perché avendo sempre abitato in campagna, perché qui da me io sono tra Bologna, Modena e Ferrara, pianura padana, che più pari non si può. Chiaro. E quindi punti di riferimento, cioè. Sì, punti di riferimento a livello visivo, nessuno, cioè, ecco. Quando... però ti dico, da persona, scusa, cioè, qua tutti i peli del mondo mi stanno andando in mezzo alla bocca, e hai qualcuno effettivamente, quindi è probabile. E quindi è stato, secondo me, il vantaggio della stanza piccola per farti apprezzare il giardino. Sì, diciamo, lo possiamo vedere anche così. Sicuramente, vabbè, erano anche altri tempi. Sì, sì. Penso che stavamo un po' con le giocavamo pure per le scale, per dire, capito? Perché questo comunque era un po'. Erano bei momenti quelli, quando riuscivi a giocare con qualsiasi cosa ed eri felice. Sì, diciamo, c'era un momento di equilibrio, magari precario, perché poi le cose sono cambiate magari nei tempi dopo, però insomma, quando ancora c'erano i nonni, nel senso, no, che davano comunque un certo tipo di ritmo, di equilibrio proprio, c'era un clima
più di unione in quel momento. Magari, ecco, ripeto, precario, magari poi dopo sono uscite gli stress che ci hanno accompagnato poi negli anni 90 e ancora purtroppo, diciamo, sono cresciuti su tante cose e hanno limitato forse gli spazi familiari in qualche modo, no? Perché anche per i bambini, insomma, di creatività, di cellulare, insomma, è cambiato, sono cambiate parecchie cose. Noi stavamo, per dire, io poi c'ho la finestra davanti al giardino, insomma, facevamo, non so, le bancarelle, capito, qua davanti, i club, le casette in giardino, gli acquafan in giardino. Una volta facevamo l'acquafan in giardino col cellofan, c'era il giardino grande, siccome era in, no, con dei dossi, con una piscina fatta di cellofan, fai conto, no? Ci lanciavamo. E questo era possibile con il giardino, ma forse anche con uno slancio di serenità generale, no? Questo sì, ecco, cellulare prima al nostro corpo, proprio per, come dicevamo prima, per dare valore, no? A quello che ogni tanto uno dà per scontato, perché poi alla fine il cellulare, i messaggi, sono anche, è una replica delle nostre possibilità umane, del pensiero, possiamo, messaggi li possiamo comunicare anche attraverso le nostre concentrazioni, e quindi comunque ricordare che veniamo sempre prima noi, no? Di tutta questa tecnologia, che questa tecnologia deve avere comunque un'anima, e non ci deve, non dobbiamo mai dimenticarlo, insomma, che noi veniamo sempre prima. Se noi siamo il centro, ci possiamo muovere, tutto ok, la tecnologia ci dà una grossa possibilità, no? di tante cose, però siamo noi il centro, questa è la cosa principale. Le relazioni umane, il contatto umano, la piazza, no? Noi italiani saremmo per le piazze fisiche, non solo virtuali, in teoria. Cioè, per storia, noi siamo per un certo tipo di piazze, le possiamo affiancare con altre piazze, però non dobbiamo ricordarci la nostra identità. Perché ci appartiene, perché poi siamo di contatto noi, no? Per natura, no? Ecco, all'aria aperta, siamo fatti, ci piace stare all'aria aperta, in compagnia, no? Mi piacerebbe a me fare bloccare tutti i telefoni per se dico un mese, c'è chi si ammazza, diciamo una settimana. Un pochino, ogni tanto, cioè una cosa giusta. E far capire che non sono indispensabili, cioè sì, servono, ma non sono indispensabili. Non è la base finale d'appoggio, cioè quella siamo noi fondamentalmente. Poi dopo uno può, il telefono, tutto ok, ma è come per dire non so, il navigatore della macchina, no? Uno, come facevamo, come si faceva, hanno fatto tanti. Qualcosa si fai, da cavi, no? Dico, se tu ti appoggi a troppe comodità, la testa si addormenta, perché tu deneghi veramente qualsiasi cosa, poi vai nel panico, quindi tante volte io anzi, diciamo, lo uso molto limitatamente, cerco sempre di, o vado a fiuto, no? Come faccio, un tempo facevo degli esercizi proprio che facevamo anche quando facevo teatro, no? Degli esercizi molto sui sensi. Allora io parcheggiavo la macchina ai centri commerciali a caso e mi divertivo a ritrovarla. Poi come esercizio, perché mi piaceva l'idea che tu ti perdi, perché tanto lo senti in una zona che l'hai, se vai in una zona che non sei passato, se ci presti attenzione appunto alle caratteristiche umane, non al telefono, ti rendi conto che in quella zona in cui non sei passato c'è un'aria diversa, fa più freddo. Se tu ci fai caso, vai in una zona che non hai mai visto, lo senti, lo percepisci. E quindi tante volte, dicevo, un po' con la memoria, un po' con i sensi, mi diverti a fare questo, perché sennò si perde. Fondamentalmente, se inizi a usare ogni cosa per ogni stupidaggine, ti perdi, magari non conosci la città, più che altro ti disabitui all'opportunità di ingegnarti. Ascoltare l'istinto. Esatto, ascoltare i sensi, l'istinto, i sensi, cosa c'è, cosa... Tutto, la sensibilità proprio, no? L'attenzione. Adesso ti faccio ridere. Pericolosissima pure soprattutto per i giovani. Ti faccio ridere. Io tutte le volte che vado a Venezia e voglio raggiungere Piazza San Marco dalla stazione dei treni, io non prendo mai il vaporetto e voglio arrivarci a piedi. Io tutte le volte raggiungo quella chiesa enorme che c'è dalla parte opposta di Piazza San Marco.
cioè, cos'è la Chiesa della Salute? Cos'è? Allora, non mi ricordo, sono stato recentemente. Hanno fatto Indiana Jones. Hai fatto tutto? Cioè, io in pratica vado dalla parte opposta, ma sono contentissimo perché vedo dei vicoletti che non avrei mai visto se fossi andato secondo i cartelli. Ma tanto, invece, dove cazzo, fondamentalmente, dove cazzo dobbiamo, nel senso, cioè alla fine tutto sta centrifuga, no? È una centrifuga per rientrare in un'altra, cioè dici, sai, a volte sembra veramente la centrifuga che ritorna. Tu dici vado veloce perché manca anche il fine ultimo, perché poi in realtà se tu presti attenzione a una cosa, anche a un paesaggio, secondo me la natura gli fa piacere che ogni tanto viene guardata con attenzione, no? Gli dedichi un pochino di attenzione, e il resto pure perde un pochino di, cioè se no non ha queste possibilità, vabbè, diciamo con me sfondi proprio delle porte, dei portoni molto aperti su questi argomenti. Sono, diciamo, un fautore, mi auguro che in questi sviluppi della sociali si arrivi a un punto in cui ci sia un equilibrio e un rispetto della natura, ma soprattutto anche della nostra, cioè dei nostri bisogni profondi. Io dico, se sono capitato in questo posto, in questo momento, ci sarà un motivo, e allora attivo, tra virgolette, i sensori. Poi dico, vabbè, cosa c'è da guardare qua, e poi dopo faccio mie le cose che vedo. Certo, è la normalità, no? Questa parola un po' abusata, nel senso. Allora, rullino i tamburi. Questo è il primo laboratorio che ho aperto, il primo atelier in centro. La febbre non va bene, olè. La febbre non va bene, è tornata a salire, 38,7. Ma non è che ti stanchi pure, dovresti stare un po' più, dovresti meno, lo so, tanto quella poi, o fa il suo corso, Esatto. Questo è il primo atelier che ho aperto in centro a Roma, e partendo proprio da Monte Spaccato, dove sono, e nel 2015, che purtroppo sono dietro al Parlamento. Tu fai conto che vedi questo soffitto qua di questa stanza, e sopra, al piano di sopra, ci soggiornò all'epoca Caravaggio, era proprio in via della Lupa, e davanti, diciamo, l'osteria della Lupa, e in vicolo di San Biagio, che c'era parte, era un unico ambiente, diciamo, dove sotto c'erano delle botteghe, diciamo, e sopra, diciamo, soggiornò anche Caravaggio. Io sono stato qui un anno e mezzo, l'ho messa perché comunque per me è un significato molto importante, al di là è stato un investimento di faccia, nel senso che comunque ho investito grandissime energie perché mi sono comunque esposto in un punto importante, cioè il Cielo di Roma, dove dopo tantissimi sacrifici, anche economico ovviamente, come potrai ben immaginare, però fatto per l'arte, perché poi ho dato tutto in questo senso, nel senso perché credo che anche i centri storici hanno bisogno di spazi che in qualche modo si ricollegassero con la storia, perché c'è un'esagerazione di cibo, no? Di pance. E mi è venuto, ho sentito, mi sono quasi, anzi ti dirò di più, mi sono sentito di fare questo, diciamo, il locale era anche più grande. Poi l'ho chiuso, diciamo, metà 2016. Successo un po' di cose, poi era un momento particolare, anche poi sembra sempre che oggi c'è questa situazione così, poi un giorno c'era la crisi, in quell'epoca, in quella situazione lì c'era il discorso di Mafia Capitale, e hanno fatto fuori Marino un po' dopo, insomma c'è stata la situazione del terrorismo, perché poi uno sembra sempre, capito, che oggi improvvisamente siamo in emergenza, diciamo l'Italia ha avuto governi tecnici come se piovessero, mi pare, no? Nel senso, c'ha avuto diverse situazioni di perenne emergenza, un tempo era finanziaria, un tempo era lo spread, un tempo era cosa era bene per affondare tutto. Diciamo che noi di situazioni ne abbiamo avute un po', no? Quindi, ma non, esatto, poi non è che c'è mai una situazione in cui è tutto piatto. È normale che ci sono degli alti, dei bassi, delle sfumature, dei contrasti, diciamo, voglio dire, credo non siano, se una, insomma, per me queste le strade, secondo me,
perseguibili, forse anche, diciamo, io l'ho fatto senza dirlo, poi vedi, incornicio le parole, però appunto poi lo faccio, diciamo, non solo cerco di fare qualcosa, nel senso, io tecnicamente, diciamo, all'epoca, dopo esperienze di lavoro precedenti che ho fatto anche in altri ambiti, diciamo, e tutto, io ho pensato, ho detto, guarda, voglio, lavoravo da casa, i primi lavori in realtà erano nati a casa e tutto quanto, e speravo di aprire un laboratorio, devo dirti anche la verità, nel mio quartiere di origine, ho cercato di fare qualsiasi cosa, diciamo, non c'è molto qui purtroppo, ma non è stato possibile. Quindi a un certo punto ho puntato tutto quello che avevo, ho detto vado verso il centro storico, costi quel che costi, e l'arte mi protegge. L'arte in qualche modo faremo qualcosa. Poi la situazione non era splendente, diciamo, non era proprio a regola d'arte in generale. Quindi poi dopo ho chiuso, avevo assunto anche del personale, insomma, ho cercato di coinvolgere anche altre persone in qualche modo. E poi ho chiuso nel 2016, sono stato senza luogo di lavoro per circa tre anni e mezzo, diciamo, perché tra avvocati, insomma, situazioni che si erano create, purtroppo ho dovuto fare delle denunce, e la giustizia che non, diciamo, non ha molto reso giustizia a quello che era accaduto dal mio punto di vista, e niente, quindi, diciamo, sono riuscito ad aprire poi il nuovo laboratorio che ho adesso un anno e mezzo fa. Uh-huh. Però, insomma, questo per dire che uno poi vede, sembra chiaramente i colori e tutto quanto, poi certo la vita, diciamo, poi uno decide di fare un percorso magari credendoci veramente in quello che fa, perché poi è questa la cosa, cioè penso veramente che, non parlo solo da artista, proprio da cittadino anche, che insomma... le città e i centri storici in particolare abbiano bisogno di energie collegate, perché se no andiamo tutti per terra, sia importante fondamentalmente. Quindi poi nel mio ho cercato di fare quello che sentivo di dover fare, insomma, è così. E quindi è stato un grossissimo impegno, però il quale è sempre con me comunque, perché poi tanti lavori sono nati lì. E tanti lavori li ho fatti conoscere quando ero lì, nel bene e nel male, nel senso, è stata sicuramente un'avventura fondamentale per me. Ma il tuo modo di fare arte, quando è iniziato questo qua? O c'è stato un percorso prima, magari, che dipingevi? Sì. Non per iscritto, cioè non frasi. No, dipingevo per iscritto, pensa. Allora, beh, diciamo che io, come dicevo, ho sempre fatto cose molto creative da piccolo. Cioè, alcune le ho incorniciate anche perché c'è una serie che ho chiamato proprio Diritto d'asilo, dove ho preso anche dei lavori dei miei dell'asilo, nel senso, in generale anche che facevo. Facevo, pensa, già al liceo, dei quadri di parole. Che avevo regalato a delle amiche che avevo al liceo. Così, nel senso, veramente, con frasi, oppure parole, non so, caos, io mi ricordo uno l'ho fatto, scritto caos, che evidentemente era già, che avevo regalato, purtroppo queste mie amiche non ce li hanno più, però che erano di quel periodo. Poi io dopo un po', per un po', ho suonato, diciamo, ho suonato con dei gruppi, studiavo poi anche, ho fatto scienze politiche all'università, e dopo l'università si era incanalato un percorso, diciamo, di lavoro nel mondo del turismo, ho lavorato come negli uffici prenotazioni, ai centralini, insomma, ho fatto un po' di cose. Anche prima abbiamo fatto altri lavoretti, esperienze e quant'altro. E parallelamente, però, sai, tenevo sempre vive le porte aperte, perché per me è sempre stata una cosa fortissima, diciamo, veramente una cosa molto forte. E ho smesso di suonare, avevo gruppi in cui facevamo comunque cover, prevalentemente cover, quindi non cose inedite. E io invece avevo in qualche modo desiderio di fare delle cose inedite. Ho fatto due pubblicazioni di piccoli libri, di un piccolo romanzo che ho fatto nel 2009, Sognavo il Codino di Baggio. Poi ho aperto un sito che si chiama ansiosando.com, che è praticamente il Lercio che c'è adesso, però nel 2009. E era uguale praticamente, solo che era Ansiosando parodiava l'Ansa praticamente,
E da lì ho fatto delle pubblicazioni su questo libro, raccogliendo tutte le battute che avevo scritto. E per 3 anni ho avuto andato avanti questo sito, anche con discreti successi, ma erano gli albori un po' di tutto, c'erano gli albori di Facebook, cioè eravamo un po' tante cose. E da lì ho voluto fare un altro step successivo, siccome però parlando di Bologna, diciamo, uno dei miei comunque idoli, diciamo, da ragazzo, ma anche fino a non troppissimi anni fa, era Alessandro Bergonzoni. E io, vedendo anche lui, rimasi un po' folgorato quando avevo 18-19 anni, ho detto: mamma mia, io voglio fare lui, ma col nome mio. Ho detto: voglio fare Alessandro Bergonzoni, ma Marco Zauzic. Vissi questa cosa e rimase lì. Poi no. E quindi a un certo punto mi sono detto: siccome erano successe anche delle, insomma, i lavori quelli lì non davano prospettive di sviluppo, e poi ho detto: io voglio fare un obiettivo. Farò uno spettacolo, un monologo, diciamo, voglio lavorare, voglio dare spazio a quello che sento dentro di me in maniera profonda. E voglio seguire la mia natura, perché tanto ho capito che dall'altre parti vedo poche possibilità. E così mi sono iscritto a un corso di teatro comico a Roma, che ho seguito per 3 anni, e dopo ho fatto anche corsi di scritture comiche, insomma, ho lavorato un po', ho fatto diversi altri corsi di vario genere. Ho implementato, diciamo, un po' di cose, di aree, e da lì ho preparato questo primo spettacolo che ho fatto nel 2012, si chiama Sfoghi d'Artificio, che ho fatto nel 2012-2013. Quindi poi quelle battute sono passate a teatro, e poi dal teatro, non essendo riuscito, diciamo, a proseguire, perché poi sai anche tu la situazione, non è che la pandemia improvvisamente... Cioè, la pandemia... C'era già culturale prima, diciamo, scoperchia una serie di situazioni che effettivamente nei settori già erano pericolanti, il settore teatrale, cinema, teatro, libri, cioè voglio dire, non è che c'erano situazioni idilliache, e quindi non riuscendo a proseguire su quella strada, diciamo, poi teatri off, ma insomma, c'erano grandi difficoltà, e ho detto l'unica cosa che posso fare qui o concludo, e quindi... saluto anche tutto quello che ho fatto in quegli anni, lo spettacolo, o rifaccio un altro salto ancora. E così, diciamo, mi sono messo in proprio, praticamente, e con quello che c'avevo a casa, letteralmente, piano piano, tante frasi che tu vedi, soprattutto nei lavori tra il 2013 e il 2014, sono le frasi dello spettacolo. Io, in poche parole, per tenere vivo lo, perché credevo in tanti messaggi, cioè avevo dato veramente tanta... c'era stato tanto lavoro, diciamo, dietro quello spettacolo migliorabile per tante, oggi considero dico migliorabile per tante cose, ma aveva tantissime cose interessanti, secondo me. E io credevo molto, quindi ho detto: che faccio? Cioè, prendo un foglio di carta, una penna, questo ciò, perché stavo veramente, ero ritornato in un'altra cameretta, praticamente, in uno spazio comunque limitato. Avevo fatto le prove fino al giorno prima, per dirti, stavo sul palco fino al giorno, facevo cose per il palco fino al giorno prima. E così è iniziata la parte, diciamo, è stata ripresa dal liceo la parte, diciamo, di arte visiva, no? È proprio ricominciata in questa modalità. Quindi le prime battute, le battute, dei messaggi a cui tenevo molto, che nello spettacolo per me erano molto importanti, che volevo continuare ad amplificare, perché secondo me avrebbero potuto trasmettere cose importanti al pubblico. Lo spettacolo peraltro era andato bene, quindi nel senso il riscontro era stato positivo, nel senso la gente era contenta, però diciamo, ecco, uno poi doveva, cioè la famiglia, no, che ti dice, no, quindi le cose, quelle, quell'altra, insomma, si creano delle situazioni. Però ecco, abbiamo tenuto io ho tenuto botta, perché poi erano sono cose che devi avere dentro, sono proprio più forti, a volte non le sai nemmeno spiegare, quindi diciamo superi veramente ogni tempesta. La cosa che è più forte, che dice la famiglia generalmente, è: oh, ma se magna facendo sta roba? esatto, purtroppo la sfida, diciamo, che in cui mi sono imbarcato anch'io, perché è verissimo quello che dici tu, che riguarda tanti settori, come anche la scrittura, per dire, no, un po' è il tallone d'Achille, è di, come dire, dare dignità. Per questo ho voluto aprire lo spazio fisico
fisico, no? Perché io prima pure stavo su Facebook, poi sono in nuove pagine, nuovi profili. Io ho una vita precedente di Facebook anche, no? Perché c'avevo una pagina, c'avevo 50.000 persone, ho investito, le persone continuano, ero su quell'onda. Poi uno dei primi, quando Facebook iniziava, diciamo, il business, no? Le sponsorizzazioni, queste cose qua. E poi diciamo che, esatto, quando ho aperto lo spazio, insomma, passare dal virtuale al reale, l'arte già è molto impegnativa e complicata, tutti dicono esatto come dici tu, se magna, hai venduto, hai fatto, quindi, diciamo, ecco, che riuscire a mantenere una plomb mentre lavori artisticamente con tutto l'insieme è impegnativo. Questo è il laboratorio attuale dove sto adesso. Questa è la mostra che abbiamo fatto a dicembre, diciamo, abbiamo organizzata personale che organizzata a dicembre, cioè da un anno e mezzo, e questo è ripartito proprio con l'amore, cioè con le mani, con i sacrifici delle mani, nel senso, perché poi, insomma, però l'abbiamo fatto. E abbiamo un po' di progetti verso per quest'anno, che proprio sto organizzando altre cose con tutte le difficoltà che ci sono, ma io resto fedele alla Costituzione italiana, nel senso, comunque credo. Poi ho fatto, sai, ultimamente ho fatto un progetto proprio che adesso devo concludere, poi sono state le vacanze, si chiama Di sana e robusta Costituzione, e sono andato proprio a Piazza del Popolo a leggere gli articoli della Costituzione in diretta a Facebook, diciamo, uno per uno, senza neanche grandi commenti particolari. E poi se li leggi e vedi, diciamo, la teoria, diciamo, e vedi la pratica, diciamo, le parole a volte nemmeno servono, perché, cioè, ci sono scritte cose importanti a volte che, insomma, a cui sarebbe opportuno prestare maggiore attenzione. Credo veramente che l'arte, la cultura, diciamo, in la cultura in generale, proprio veicolabile nelle arti, in quello che credi, ma dia l'opportunità alle persone di avere gli strumenti, e al paese di avere gli strumenti per crescere e farcela anche da solo. Insomma, l'Italia ha tutti gli anticorpi per potercela fare da sola. E poi interfacciarsi da soggetto, no? Un pochino più forte, invece che sempre un po' in soggezione, no? Ecco, questo è un lavoro importante, perché lavora al cuore, vedi? Sblocca, diciamo, lavora e sblocca una parte molto, un muscolo molto importante. Che poi nelle parole tante volte c'è tutto già, no? Cioè, nel senso, al di là della grammatica, di via, proprio l'energia che comunicano, no? Perché effettivamente, se noi ci perdoniamo, apriamo il nostro cuore e quindi possiamo donarci. Questo era, secondo me, un messaggio fondamentale da dover in qualche modo far circolare. Uno di quelli a cui sono più affezionato, anche, tra l'altro. Adesso sono senza cornice, c'erano le cornici una volta, purtroppo, tra i vari traslochi di locali ho dovuto sacrificare qualche cornice. Alcune opere hanno due date. Sì, allora queste qui sono vecchie, alcune hanno due date perché le avevo quasi finite, magari quando stavo proprio a Via della Lupa. E le ho lasciate e sono rimaste, che erano praticamente finite alcune, o quasi finite. Poi però che è successo? Che alcune, magari, che ne so, sai, alcune avevo utilizzato, per esempio, dei colori di Ikea, no? Che nei vari spostamenti avevano un po' sofferto, perché usavo molti dei lavori di colori per bambini, no? Quindi sai, quelli di Ikea, molti avevano un po' sofferto, quindi l'ho dovuto ritoccare. Poi alcune le ho ritoccate perché, in virtù di tutto quello che è successo, diciamo, io personalmente ho vissuto un po' dei traumi anch'io da questo punto di vista, quindi alcuni li ho proprio cancellati, alcuni per alcune parti hanno vissuto anche loro un po' i tormenti che ho vissuto l'attività. Io quello che posso dire, infatti, poi è una cosa che ho lasciato perché racconta, secondo me, in maniera sincera, il vissuto, diciamo, lo storico, perché poi alcuni iniziano ad avere anche qualche anno, il vissuto e lo storico che c'è stato dietro, un po' la storia che c'è dietro, e comunque è quella, fa parte del loro percorso, anche dei lavori. Quindi ho lasciato questa caratteristica perché ho detto su quelli che effettivamente è stato così, perché secondo me rappresentava
una cosa sincera, perché sennò c'erano troppi anni di distanza, capito? Che alcuni erano rimasti magari, capito? non terminati nel 2000, capito? Nel 2015, magari poi nel 2020, però non erano proprio il 2020, capito? Quindi non sapevo un po' come fare. E ho fatto così. È sincera, è la rappresentazione sincera di quello che effettivamente è stato. Qua c'è quello articolo zero della Costituzione. La sovrumanità appartiene al popolo, il quadro proprio, che è l'articolo 0 della Costituzione, nel senso essere se stessi. Anche questa qua, sai, Lucio, riprende un po' un tema che lavorava anche molto Bergonzoni, no? Di cercare di, non basta essere uno, lui diceva devi essere più persone, tutto quanto. E, insomma, ci ho lavorato, diciamo, a modo mio, diciamo, legandolo a questo discorso della Costituzione, perché comunque io lavoro molto la politica in vie a volte dirette, a volte indirette, e quindi credo che oggi serva da parte di tutti uno sforzo, un maggiore impegno e fiducia, anche mettendosi forse un po' in gioco, no? Nella crescita, nella vita, perché le cose si stanno un po' comunque, si stanno comunque modificando. Quindi serve veramente quelle risorse che a volte neanche crediamo di avere, no? Di tirare fuori veramente il sogno che magari, capito? Invece c'è il momento di osare proprio, invece che di rimanere rintanati per assurdo, perché poi se tu riesci a tirare fuori anche il sogno più assurdo, però riesci a tirare fuori anche l'energia, cioè trovi anche l'entusiasmo, l'energia, insomma, rinasci un po'. Se invece ti chiudi, e questo infatti è sulla stessa linea, sulla stessa scia, diciamo, lo stesso percorso, no? Sempre con le parole che già hanno detto tutto, fondamentalmente, no? Perché un tempo magari siamo più, come dire, è un percorso pure quello della libertà, no? Di trovare degli spazi, perché poi alla fine uno deve esserne anche un po' educato. Però ecco, la sfida, secondo me, di questo momento storico e anche del futuro di questa società è quella, forse, vedendo il passato, di mantenere un pochino più attenzione alla crescita. Io non so esattamente la tua età, che anche con la barba potrebbe essere imperscrutabile, no? Io ne ho 39 e dico anche almeno la mia generazione ha vissuto, ecco, prima ancora della finanza c'era il precariato, ti ricordi? C'è sempre stato un po' di Siamo luce. lì, ne ho Siamo lì. Ecco, 43. appunto, vabbè, siamo lì. Però sono La successe generazione è quella. È quella, sono successe sempre un po' di cose. Quindi, diciamo, oggi la sfida forse è che ci sia spazio, secondo me ci debba essere spazio non avere paura della crescita, cioè avere spazio per crescere. Cioè tu a un certo punto devi comunque, la società, diciamo, devi instradare anche i giovani un percorso di sviluppo dove possano anche accrescere le loro responsabilità, perché quello che secondo me si è arrivato in una vita fintamente troppo comoda, no? Con troppa tecnologia, ci si addormenta, cioè c'è il rischio che la società si fermi un po'. E questa è una bella foto così, una cartolina, ti ho mandato una cartolina del laboratorio davanti, della vetrina, sì, fingevo di stare al telefono per una foto. Quando uno passa davanti al tuo atelier, Sì, che cosa dici? pensa? Pensano un po' di tutto, sai, diciamo, allora non è un punto di straordinario, non è via del corso per farti capire, no? Sono in una zona buona, però diciamo, è meno di passaggio, quindi ci sono passaggi sempre un po' particolari, le madri con i bambini, che i bambini sono molto attratti dai colori, ovviamente si fermano, guardano la vetrina, insomma, li vedi, no? Che sono tutti contenti. Le mamme vanno un po' più di corsa, quindi tante volte ogni tanto si fermano, ogni tanto li vedi che li trascinano. Si fermano persone che sono più interessate, che guardano, nel senso che sono più attente, e persone che invece mi guardano ogni tanto, poi magari le rincontro al bar, no? Le signore, ma cavolo, che avrà voluto, ma che stai a dire? Quindi mi guardo, dice, ma che vuol dire sta cosa? Ma che è queste cose che scrivi? Che vogliono dire? Vabbè, insomma, facciamo così, facciamo così. Questa te l'ho mandata così un po' a cadeau d'umorismo, perché da un po' tutti questi discorsi, comunque, tanti lavori sono umoristici, comici, comunque lavoro sempre questo linguaggio che anche per sdrammatizzare un po', no? Per,
si rafforzano a vicenda, secondo me, l'umorismo, anche cose più importanti, no? Si danno, che magari uno attraverso anche un linguaggio più semplice, la risata, e quello era il teatro, questo era lo spettacolo sui fuochi d'artificio, il primo del 2012, un frame, esattamente. Sarebbe il mio sogno, diciamo, un domani, se sarà possibile, riproporre lo spettacolo, magari migliorato in qualche cosa di cui mi sono reso conto negli anni, ma già lo sapevo durante, che era un po' debole di drammaturgia, ti dico la verità. Cioè, ti dico, aveva tantissime cose forti, di battute, di spunti di riflessioni, cioè, ho anche lavorato su tante cose. Non sono riuscito a... Cioè, oggi lo rifarei concentrandomi magari di più. Questa sarebbe la sfida che ho da tanto tempo, mi piacerebbe rifarlo, magari con la consapevolezza, no? Era il primo che facevo, quindi voglio dire, no? Erano i primi, quindi ci sta, no? Che uno cresce. Ci si può lanciare col Ma primo. certo, devi farlo, perché tanto tra che superi le paure del pubblico, superi le ansie, le cose, però vedi, Saluto ti saluto. Maria dalla Sicilia. Un saluto Maria. Grazie per ascoltarci. Che ti volevo dire? Certo che lo devi fare. Se non fai esperienza, poi dopo uno impara con tutte le cose. Ma il teatro, io per esempio sono a favore dei te io sono per i teatri diurni. Quando c'erano le cose del lockdown da batterie, no, io sono per i teatri diurni, perché secondo me, io sono per campagne culturali, perché è terapeutico. Perché se non altro, anche se non fai spettacoli, devi affrontare la paura, la paura del pubblico, no? Di affrontare il pubblico, quindi dei sensi, delle emozioni, in qualche modo ti metti allo specchio con questi discorsi che forse noi tendiamo invece sempre un po' a nascondere. Invece, secondo me, le persone hanno dei bisogni più profondi, questo paese ha, anche per la sua natura artistica, no? Proprio italiana. Di spazi che diano l'opportunità non soltanto ai professionisti in generale, proprio dico agli adolescenti, alle persone, di dove lavorare sempre di più le emozioni, proprio i linguaggi relazionali, l'esprimersi, è la base, secondo me. Anche poi in una democrazia credo il teatro sia fondamentale. Se il teatro va male, non riesce in qualche modo a sbloccare quell'energia, insomma, anche la democrazia e la dialettica ne soffre. Ti do un minuto di tempo per dire la prima cosa che ti passa per la testa e che vuoi lasciare agli altri. La prima cosa che cosa... Diciamo, ne abbiamo dette tante, quindi adesso diciamo trovare di guardarvi dentro, e in ogni momento, di mantenere la fiducia nella vita, soprattutto anche nei momenti più difficili, come possono essere questo, dove sembrano che tutto si chiude, diciamo, tutto va in imbuto, poi va in imbuto per tutti, perché diciamo comunque la situazione, il clima lo respiriamo tutti, di mantenere forte la fiducia nella vita, nei sogni, fondamentalmente, perché sono quello che ci dà energia, e di credere in voi stessi, di credere in voi stessi e di lavorare e acquisire strumenti per realizzare i vostri sogni. Queste sono le cose, secondo me, più importanti. Poi, dopodiché, possiamo dire così, parole a caso, panegirico, non so, condizio sine qua non, sono parole che mi stanno simpatiche, che vorrei che si dicessero, minimo comune denominatore, si dicessero. Ce n'è una in romano che raccoglie tutto, inizia per S. Estro, no. No. Raccoglio se Semo? No. Semo gente di Borgata? No. S e... Sbaglia sempre con quella che comincia per M. Quella è merda. No. 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 Qual C'è è? anche Una una J. Che J. è una frase estremamente romana che le persone sbagliano tutte per dire, hanno fatto anche un film da dire la differenza tra questa e questa, quando si usa questa e questa. Oddio, non mi viene in mente. Aiuto, aiuto, compro un avvocato. Sti cazzi. Ah, sti cazzi, vabbè,
Allora pensavo una parola, pensavo, non so, tipo cacca, pensavo, no, sti cazzi, giusto? Vabbè, ma sti cazzi è fondamentale, salva sempre, ci salva sempre, che a un certo punto, no? Progetti da domani ai prossimi 6 mesi. Da domani ritorno in laboratorio, sto organizzando un, cioè sto pensando, insomma, lo sto riallestendo perché praticamente dopo le vacanze non c'è tornato, quindi sto proprio riorganizzando, pensando di riaprirlo il fine settimana in particolare, insomma, per accogliere il pubblico e fare qualche altra mostra, chiaramente sia in laboratorio, ma anche progetti che riguardino altre persone. Io sto anche pensando per il sito, anch'io, di fare interviste a colleghi, diciamo, tra colleghi, dare spazio, perché comunque è un momento molto, molto particolare, quindi di fare quadrato tra esseri umani. Di lavoro, noi parliamo di lavoro, no? Progetti di lavoro. Sì, diciamo, voglio fare anche io, voglio fare una piattaforma sul sito, sto lavorando per questo, per fare dei contenuti, diciamo, che siano anche magari alcuni in vetrina, come faccio vedere, alcuni magari a pagamento, insomma, per persone più interessate. Vendere le opere, diciamo, fare delle mostre, insomma, avere un pochino di successo anche ovviamente concreto per l'attività. Poi faccio stampe, cioè, le opere, ci sono anche le stampe, diciamo, ora sto lavorando anche, per esempio adesso ho iniziato un percorso di lavori firmati Zauzic Lab, non Zauzic, per creare un po', è il mio Armani Jeans, no? E quindi per esempio ho lavorato molto a questi lavori. Progetti anche di fare un pochino più di lavori di immagini. No, sto facendo dei passaggi anch'io, quindi anche concentrandomi su alcuni aspetti tecnici, sto facendo dei ritratti ultimamente, ovviamente un po' particolari, però nel senso sto facendo anche altri soggetti, e, diciamo, eventi, ecco, piacerebbe molto fare delle iniziative particolari, anche dirette, insomma, tutte cose che siano positive. Poi chissà, perché poi c'è una parte di aperta, no? Che vediamo cosa ci porta in queste direzioni, vediamo che cosa entra anche, nel senso, speriamo cose belle, perché chiaramente nuove opportunità, mi piacerebbe chiaramente collaborare con delle gallerie, magari qui a Roma, in maniera dignitosa, si spera, fare qualche fiera, tutte cose che sono benvenute, per le quali siamo, come dire, ben disposti anche, giusto? Questi sono i progetti, guarda, dico Lucio. Mi piacerebbe soprattutto molto fare eventi, credo che sia una cosa bella, perché le persone vogliono riprendere dei contatti umani in qualche modo, e dare spazio ad altri, quindi fare anche delle collaborazioni. Queste sarebbero le idee che stiamo sviluppando, insomma. Poi vabbè, c'è di tutto nel laboratorio, insomma, le speranze sono sempre quelle anche di allargarsi un po', di crescere, fare magari anche dei laboratori per bambini, cioè. I progetti questi stanno in cantiere, sai, da Via della Lupa, che tentavo di fare, per esempio, laboratori per bambini, adolescenti, quella è una cosa che per esempio mi chiedono spesso quando sto lì, vengono le persone, le mamme, mi chiedono di continuo, ma io al momento non sono riuscito a organizzare tutte queste cose, anche con le Anziché restrizioni. dargli un cellulare in mano, portatelo da Marco, il bambino o la bambina, così Magari, vediamo. guarda, è una cosa che mi piacerebbe tantissimo, perché vedo che c'è tanta richiesta. Forse per me, almeno per il laboratorio mio, i tempi ancora non erano maturi, chissà più avanti, insomma. E anche la politica, poi, ovviamente, non, chissà la vita che novità ci porterà, perché qualche novità Basta ci che non diventi uguale agli altri, però, eh. sarà. No, ecco, e credo che secondo me a un certo punto, se sconfini in alcune materie, soprattutto umanistiche, diciamo, voglio dire che forse è stato un po' carente questo momento molto scientifico, no? Troppo, troppo scientifico. Secondo me funziona quando io poi ho fatto lo scientifico, il liceo scientifico, ho fatto scienze politiche, nel senso, ho studiato anche economia, statistica, ma ne ho fatti un po' di esami di questo, cioè un po' un purpurri di tutto, no? Credo che c'è, quando ci sarà un equilibrio tra lettere e numeri, forse staremo un pochino meglio, perché se ci stanno troppi numeri non va bene, perché si perde un po' l'anima delle persone, non si, come ha detto, insomma, rimane tutto un po' freddo. E se ci sono troppe lettere e c'è troppa, a volte, no, si vive un po' troppo sulle nuvole, insomma, i numeri pure sono importanti, quindi in qualche modo, diciamo, chissà, chissà, diciamo, lavoro per contribuire a questo tipo di
di crescita. Con l'arte speriamo che sia un domani anche con la politica attiva in maniera in prima, diretta. Allora, adesso tocca a te fare una domanda a me. Ah, che quadro hai fatto, che quadro faresti o hai fatto già magari, non so, di questa chiacchierata? Molto stilizzato, perché anche a me piace disegnare con le parole, però disegnare con, nel senso, non si capisce che c'è una parola perché vedi un disegno. Ok, molto stilizzata, molto un po' mascherata. Sì, sì. Io ne ho tatuate un po' nel corpo perché principalmente sono nomi. Però sono assumono delle forme particolari. È un artista, diciamo, amico anche dalle due parti, poi tra l'altro che sta lì vicino, magari lo conosci, non so, Max Oddone, che fa dei lavori, l'ha chiamato scriptici, in cui fa, diciamo, dei messaggi molto, no, nascosti attraverso così colori, segni e quant'altro. Io sono andato, diciamo, diretto tante volte. Ho fatto qualche lavoretto, diciamo, qualche cosa incomprensibile, anche molto legata all'umorismo sempre, però sono andato sempre molto diretto invece. Perché era così, quello, sai, tipo, dovevi fare. Aspetta che guardo. Quindi stilizzato... Vedi, aspetta, vedi questo? Sì, ah, ho capito. Sì. Arb. Questo qua è un nome. Questo nome va... No, non lo capirai mai. No, mai. Uovo. Però se vedi è tipo un topolino. Questa è la coda. Allora, la testa, il corpo, la coda. Beh, diciamo, molto stilizzato. Sì. Sì, ho capito. È interessante comunque. Perché lo devo capire solo io. Giusto, corretto. Quindi va bene, diciamo un quadro stilizzato. E dove qualcosa si capisce e qualcosa rimane misterioso. Partendo da un ovale, non lo so perché, ma mi è preso così da quando ho acceso la diretta con te, e poi dopo con qualcosa di qualche... rampicante verso dal basso verso l'alto, tipo che viene sostenuto questo uovo, non lo so perché. Vabbè, una curiosità, nel senso, comunque è un'immagine particolare, diciamo, criptica. E se dovessi cambiare una cosa sola nel mondo, cosa cambieresti? Una cosa sola nel mondo? Madonna, che domando, che domandona, cioè sai, la lampadina della luce. Che cambierei? Ma penso del mio mondo. Sì, la corruzione. Lavoro sulla bellezza, quindi diciamo l'idea è quella di aumentare, ho fatto anche dei lavori su questo, aumentare la virtus e dare meno spazio ai virus. Di fare dare questa direzione, forse quello che toglierei il virus, non togliere nemmeno il virus, tanto lo sporco ci sarà sempre. Che possiamo togliere dal mondo? No, fa tutto parte la violenza, possiamo dire così, la violenza, quindi sempre la bellezza, lasciare la violenza va a teatro, secondo me tutte le cose, i dolori quelli grandi come era una volta, fondamentalmente vanno vissuti, sublimati. Nella vita dovremmo imparare a comportarci meglio un po' tutti quanti. Quindi togliere la mancanza di rispetto. Te la dico così, allora. Facciamo così. Attenzione. E fare in modo che la chiave di dove avevi tu prima il negozio, là in Via della Lupa, hai detto, davanti c'è un edificio, hai detto? C'era, no, un'osteria dove andava anche a lavare. No, hai detto che c'è un edificio dove entrano quelli tanti numeri e lettere,
C'era un edificio? Scusa? Dove Come? entrano quelli con tanti numeri e tante lettere? Il Parlamento, dici? Ecco, quello Sì, lì, li ho secondo visti me, tutti, li ho visti tutti loro. se il portone fosse chiuso in un giorno di pioggia e dovessero farlo per forza, lo facessero lì fuori, per me sarebbe una Ah, gioia. sarebbe molto bello. Così Sarebbe che molto bello. Pensa che ci fosse il pass, che lì loro entrano solo col pass della Costituzione, invece a sì. tutti gli dà rosso, gli dà subito rosso. Vabbè, qualcuno gli dà verde, magari ci sono chiaramente delle buone, ottime eccezioni anche. Poi gli dà verde e qualcuno invece rimane rosso e piano piano si fa anche lì una buona, un po' Selezione naturale. d'ordine probabilmente, nel rispetto di quelle che sono le regole di quel posto, insomma. Che è E uno molto dice: ma a me funziona, deve funzionare, chi lo sa? importante. Fuori. Purtroppo no. Purtroppo no. Purtroppo no. Sai, l'ho visti tutti questi, vabbè, questi personaggi. Domani mattina mi alzo e Mattina mi alzo e faccio colazione. Ringrazio, la prima cosa, ringrazio, do da mangiare delle tartarughe, do da mangiare alle tartarughe. E vivo da solo, nel senso, quindi, faccio colazione, dipende, ultimamente anche con dei biscotti con della Nutella, ti dico, ho voluto regalare una Nutella al cioccolato bianco, al cioccolato con la nocciola, ho voluto, erano anni che compravo la Nutella, mi faccio una colazione così, caffè lo prendo a casa perché purtroppo ho delle limitazioni all'esterno. Ma va bene così, cioè va bene o male, è più anch'io facile. fino a, anch'io fino a sabato ce l'avevo. Ecco, appunto, quindi nel senso sai perfettamente. Esatto, quindi diciamo prendo il caffè a casa e poi dopodiché, diciamo, queste vacanze ho lavorato di più a casa e tutto quanto, ma domani mattina per esempio andrò al laboratorio, quindi comunque vado con un po' di cose da fare. Mi raccomando, non dare il caffè alle tartarughe, se no vedrai che dipingono loro al posto tuo. Mi prendo il mangime nella con la Nutella. Il mangime lo prendi tu. Faccio le fette biscottate di gamberetti. Ti ringrazio, ringrazio Steven. Grazie a te, sono gentilissimo. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, insomma. Steven, Picchio, Maria che hanno scritto, ma anche Grazie. Valeria e Dennis che hanno cliccato, tutti quelli che ci hanno guardato senza scrivere, senza cliccare, tutti quelli che ci guarderanno da domani in poi, se ci guardano bene, se no sti cazzi, Tutti quelli che ci conoscono anche, direi. sul canale YouTube Miraggio Deluxe e poi c'è anche com'è che si chiama? Il podcast su Spotify con le dirette iniziali, perché c'ho mia figlia che anche lei è in isolamento e c'ha tanto tempo per caricare le 380 dirette. Oh, finalmente. Un buon motivo per... Poi appena posso viaggiare vengo a trovarti, Marco. Ma magari, guarda, ci fa piacere, ma viaggerò anche, guarda, non ci troveremo perché io pure quando si potrà viaggiare, anch'io ho molta voglia di faremo, sai, faremo il giro del mondo, tipo, no, In volentieri. una qualche parte del mondo ci incontreremo. Non ci incontriamo qua però, no, dico, ci No, incontriamo in no. giro, esatto, ah, fa piacere. Dove capita? Dici, io oggi sono disponibile. Dove sei? In Antartide, non ce la faccio. Vengo più tardi, oppure passo dopo. Va bene, no? Buona Grazie, giornata, buona serata. grazie. Buona serata, grazie a te, grazie Lucio. Ciao ciao. Ciao, ciao a tutti.